A questo punto chiamo sul palco con grande piacere i eh, panelist di questa sessione dedicata al tema della cultura e dell'innovazione. Sono Vanessa Carlon, che è direttrice del Palazzo Maffei Casa Museo, un vero gioiello regalato alla città di Verona, poco distante da qua, a Piazza Erbe. Prego Vanessa. Intanto se vuoi ti puoi accomodare come vuoi. Mi metto qua, grazie. Chiamo poi Antonio Scuderi che è CEO di Capitale Cultura Group. Capitale Cultura Group ed Antonio sono pionieri nell'applicazione della realtà qua. virtuale, realtà aumentata soprattutto alla cultura dove vuoi Giuseppe. E poi chiamo con grandissimo piacere Martina Levato, detta anche LEV97. <coughs> Content creator, book influencer e book talker, con cui io sono anche amministratore delegato in Pozza. abbiamo avuto il piacere eh, di lavorare in Ripozza della nostra casa editrice. A questo punto io mi seguo, finalmente. E, allora, molte delle cose che abbiamo visto e sentito prima da, da Giuseppe probabilmente non saranno oggetto di questo panel anche perché, come abbiamo visto, la cultura è ancora una nicchia rispetto a questa grande espansione dell'NFT e del metaverso. Quindi, diciamo, se parlassimo di gaming, probabilmente oggi parleremmo tanto di, di NFT e di metaverso, però diciamo, oggi siamo qua per affrontare una, un tema che è, è diventato sempre più cruciale, anche soprattutto dopo la pandemia, cioè la, la percezione della necessità di aumentare la qualità della vita ha enormemente spinto anche la domanda e il desiderio di cultura. Cultura fatta in più forma, cultura in accesso ai musei, cultura in accesso ai libri, e, e questo chiaramente ha un fattore abilitante della tecnologia che è straordinario. Quindi oggi cerchiamo di affrontare un po' come la tecnologia, anche magari non quella così spinta no? come blockchain e NFT, però in parte lo vedremo, eh, ma anche tecnologie come i social network eh, possono diciamo, promuovere e aiutare eh, l'accesso alla cultura. Inizierei a parlare con, con Vanessa, Vanessa Carlon è, è, un, è veronese, conosce molto bene il Festival del Futuro fin dall'inizio, eh, peraltro Vanessa è, è, è Collega nel consiglio di amministrazione di Neri Pozza, quindi diciamo su, abbiamo lavorato anche su, sui temi dei social legati alla nostra casa editrice. Vanessa è appena tornata da un viaggio in Giappone con la nipote di Peggy Guggenheim, insieme a grandi collezionisti. È stata in Giappone, che è sempre stato un paese all'avanguardia nella tecnologia, ma non solo nella tecnologia, nella tecnologia applicata agli stili di vita. No? Quindi credo che eh, tu ci possa raccontare qualcosa di nuovo, perché il Giappone è ancora uno di quei paesi nei quali andando si trova una cultura diversa una cultura, e soprattutto una cultura nuova. Raccontaci così un po' quello che hai provato in questo viaggio, mi sembra un buon inizio per questa visione di futuro. Grazie, ho avuto l'opportunità di vedere dove sta andando l'arte perché eh, sono riuscita ad entrare nello studio di Team Lab. Team Lab è un collettivo di artisti eh, che è stato fondato agli inizi degli anni 2000, sono ancora giovani artisti perché allora erano giovanissimi, costruiscono dei mondi virtuali eh, dove lo spettatore entra in, uh, in pianeti, in mondi dove si immerge completamente. Eh, nella sinestesia, perché eh, si attraversano delle vasche di acqua eh, con l'impressione di vedere dei pesci, eh, si viene mh, coinvolti in labirinti di specchi, in, si entra in foreste eh, digitali eh, e eh, al di là del pianeta Team Lab che ho potuto vedere l'opportunità di parlare con i creativi e eh, di visitare lo studio. Sono circa mille fra ingegneri e, e, e tecnici informatici che collaborano con questi artisti. Quindi l'arte sta andando verso nuove frontiere e dà lavoro a, eh, a ingegneri. E, diciamo che è un cortocircuito fra creatività e scienza e tecnologia. Quindi davvero molto interessante, ma anche da noi stiamo arrivando a, chiaramente a queste frontiere. Stamattina eh, sono andata in una galleria d'arte di Verona allo studio della città, dove ho conosciuto un artista di Berlino, Michael Najar, che sta eh, progettando una spedizione sullo spazio per fotografare la Terra dallo spazio e si sta preparando a questa spedizione. Al di là di questo, di dove sta andando l'arte, quello che mi ha colpito moltissimo in questo viaggio è un progetto che un imprenditore nel settore della cultura, quindi io sentivo prima che giustamente si parlava di cultura, cultura digitale, nel settore della cultura... E ha ehm, creato dei musei eh, su un arcipelago di isole, l'isola di Naoshima, Teshima e Nujima, eh, ha chiamato i più importanti architetti giapponesi come Tadao Ando, come Sanaa, per creare dei musei soprattutto sotterranei per non avere impatto sull'ambiente e rivitalizzare quello che era diventato un arcipelago di scarica industriale. Quindi eh, chiamando questi architetti e gli artisti ha eh, realizzato una rete di musei di arte contemporanea, creato un flusso di turismo legato all'esperienza dell'arte, rivitalizzato questi piccoli mh, villaggi di pescatori che stavano morendo e eh, si può ancora adesso parlare con queste persone, ormai ottantenni, che lavoravano in una fabbrica del rame che raccontano di quando lavoravano in questa fabbrica del rame che è stata convertita in un meraviglioso museo sostenibile tra l'altro e questo progetto ha richiamato moltissimi giovani lavoratori quindi devo dire è stata questa la visita che mi ha colpito di più in assoluto grazie grazie Vanessa tra l'altro hai citato la sostenibilità che appunto è uno dei degli elementi che caratterizzano questa rivoluzione culturale digitale, anche perché l'immaterialità di per sé comporta anche un aspetto sostenibile, anche se noi sappiamo che la potenza di calcolo a sua volta genera CO2, quindi anche questo è un tema controverso. Comunque, parlando di tecnologia, eh, Antonio, tu sei un anche se hai un passato in comune da giornalista. E poi ti sei dedicato alla, alla tecnologia applicata alla cultura e sei un pioniere nel mondo della realtà virtuale e della realtà aumentata che ha anticipato di molti anni quello di cui parlava prima eh, Perone. Quindi <coughs> raccontaci un po' qual è eh, lo stato dell'arte in, in, in questo genere di progetti. Per esempio voi come Capitale Cultura avete, avete seguito... Da, già da diversi anni lo sviluppo tecnologico dei musei di Brescia, è un progetto che continua ad andare avanti, che ovviamente sarà sviluppato quest'anno nel 2023, essendo Brescia insieme a Bergamo Capitale della Cultura, quindi credo abbia un buon polso della situazione in questo rapporto che ci sta fra cultura, soprattutto patrimonio culturale pubblico di cui sappiamo appunto i problemi e anche a volte le lentezze e invece la velocità della tecnologia. Raccontaci un po'. Grazie Matteo, grazie a tutti e a tutti. Beh, senz'altro eh, oggi mettere assieme la cassetta degli attrezzi eh, della cultura, dei nostri patrimoni materiali e immateriali, è quella dell'innovazione dell e dello sviluppo economico, per aumentarlo questo pil culturale, perché poi alla fine lo dobbiamo aumentare, lo diceva anche il sottosegretario, se ci crediamo che è strategico per il Paese lo dobbiamo fare. Beh, questa senz'altro è la scommessa ci sono realtà, è il caso nostro di un gruppo peraltro veronese Capitale Cultura ha aziende un po' in giro ma eh, anche in Svizzera negli Stati Uniti ma alla fine è nato a Verona eh, la, la scommessa la giochiamo oggi in un momento diverso e eh, pieno di potenzialità sicuramente l'accelerazione verso una eh, fruizione mista dell'esperienza culturale, la tecnologia è solo uno strumento qui no? a noi interessa per chi poi andiamo a costruire esperienze, a quali impatti miriamo davvero e su quella base le tecnologie le scegliamo in maniera funzionale. Noi abbiamo sviluppato piattaforme sia di realtà aumentata che di web immersivo, diciamo che prelude al metaverso, ma sempre pensando che dovessero essere dei telai industriali, ma pensati per fare prodotti ed esperienze sartoriali per i territori, per i siti culturali e questa. Eh, eh, è la chiave che oggi in, indubbiamente ha subito un'accelerazione. Eh, in questo momento il, il PNRR sfida le imprese culturali e creative a presentare progetti per l'innovazione digitale. Il bando è attivo, si chiude eh, a fine gennaio, il primo febbraio. Eh, sono risorse importanti che sfidano la progettualità e sfidano anche la creazione, quello che si chiama capacity building, sempre con linguaggio PNRR, cioè la, capa la capacità di creare competenze dell'impresa culturale e creativa che non può esistere senza il patrimonio culturale e creativo, materiale e immateriale, dei nostri territori, che anche con progetti piccoli possono diventare libri aperti che favoriscono quell'inclusione, quel moltiplicatore che da piccole cose genera filiere di valore a base culturale e creativa. Quindi siamo in un momento buono, ci sono delle risorse importanti, so, la mia sensazione è che le progettualità di innovazione non fisica e non digitale, ma digital, mista, fisico-digitale, siano di buona qualità e forse il sottosegretario ce lo potrà confermare, cioè che ci sia una capacità di progettazione rinnovata, c'è sicuramente, e questo è epocale, un cambio di mentalità, non del tutto diffuso, ma importante nel mondo della, delle istituzioni culturali, perché la pandemia ci ha fatto capire che nuove forme di relazione per entrare in contatto con nuovi pubblici e per esprimere potenziali che fino a ieri consideravamo patrimonio minore. Sono invece cose molto importanti, quindi la, te la testa è un po' cambiata, bisogna creare le competenze, su questo non c'è dubbio. Eh, concludo dicendo che già nel 2020 una ricerca di Nemo, quindi di un'associazione di musei europei importanti, ci diceva che i musei in quel momento in cui erano chiusi ragionavano sulle competenze eh, che gli servivano, che gli mancavano, quella del curatore digitale, del curatore di online communities, quindi di comunità. Eh, di passioni e di interessi online, quella del eh, digitalizzatore di collezioni e quella della, eh, diciamo del mediatore culturale digitale erano le competenze che in quel momento gli mancavano. Le dobbiamo creare se vogliamo innestare questo moltiplicatore, qui viene anche, anche il riferimento anche della sottosegretaria che ci parlava esatto. di nuove competenze. <coughs> Pensavo proprio a quello, Antonio, quindi insomma. alla fine i temi si intrecciano sempre, eh, cioè i temi delle sfide ma anche delle grandi opportunità che ci sono. Parlando di opportunità eh, abbiamo deciso di portare sul palco l'opportunità incredibile che si è costruita Martina. Molto contento di vederla qua dopo che ci siamo visti più volte nello spazio vi non virtuale ma comunque digitale. Racconto brevemente chi sei, così poi lascia a te un po'. Eh, espandere 25 anni, milanese, diplomata alla scuola di musical nel marzo del 2020, classica depressione pandemica. Apre un account su TikTok, inizia a condividere la sua grande passione per la lettura, per i libri. Oggi parla a una, <ride> viene da ridere, a una community affezionatissima di lettori che è di. Avevo scritto 220.000, poi mi ha mandato un messaggio su WhatsApp eh, stamattina, l'avevo messo 220 una settimana fa, ha detto sono 2,80.000, 60 60.000, così. No, eh, diciamo che è l'audience di un giornale medio costruito Beh, questo... tipicamente in 150-200 anni. Quindi insomma. Eh... Ci viene, si viene da chiedere se è un fake oppure se, se è tutto vero. Sappiamo che è tutto vero. Tu sei qua, tra l'altro, abbiamo anche, come dicevo prima, collaborato insieme. Insomma, raccontaci un po' com'è possibile, come fai, come scegli i tuoi libri, chi, hai, chi sono i tuoi modelli, a chi ti ispiri, insomma, e, e poi chi sono anche i tuoi followers. Perché vorrei capire se TikTok è effettivamente un mondo fatto solo di teenager oppure no. E non credo, no. <ride> allora io appunto mi occupo della promozione della lettura che mi fa stranissimo dirlo perché in realtà non ho iniziato eh, assolutamente con questo intento. Io ho sempre preso TikTok come eh, un grande diario delle mie letture e un modo per mh, condividere la mia passione con tante persone, una passione che magari potevo condividere con due o tre persone, amici, lettori. Ma mai avrei pensato di poterne parlare con eh, 280.000 persone. Cioè, è proprio una cosa che è assurda. Eh, come scelgo le mie letture? Ma in realtà ehm, io ho sempre voluto tenere il mio profilo eh, il più naturale possibile. Eh, quindi leggo soltanto quello che mi piace, parlo di quello che mi piace. Poi ovviamente capita che scelgo un libro che magari non, non è il mio, però... Ehm, Capita e sono sincera. E, quindi sì, non ho grandi metodi di scelta, quello che mi ispira leggo, come ho sempre fatto, tra l'altro, non è cambiato nulla da quando ho aperto TikTok e sono sempre uguale. Eh, chi mi ispira? Eh, gli altri creator, sicuramente, essendo che questa è una cosa molto nuova. Eh, le uniche persone a cui ci si può ispirare, si possono prendere come modelli, sono eh, le altre persone che fanno la, la, la mia stessa cosa. Poi è molto interessante perché ognuno di noi ha il suo approccio, mh, si comporta in maniera diversa, quindi ehm, come ti ho detto quando ci siamo sentiti la prima volta, mh, io cerco sempre di imparare da chi magari fa qualcosa meglio di me. Eh, credo che sia l'unico modo per crescere, ma in generale nella vita questo. E, chi sono i miei follower? Io, a me non piace la parola follower. È una come parola si chiamano che... su TikTok come si chiamano per No, si ha... chiamano sempre follower, oh, okay. mh, però io non, non amo questa parola perché mi, sembra, mh, mi sembrano molto staccati. No? Invece eh, a me piace parlare di community o parlo dei ragazzi sì. quando, quando parlo appunto di loro. E sono appunto ragazzi dai... 13-19 anni di media, però adesso in realtà l'età si sta alzando, perché specialmente su TikTok, ma in generale su tutti i social, le piattaforme, ehm, stanno arrivando sempre più persone e quindi anche l'età media in piano piano si alza, però appunto di media eh, hanno dai 13-19 anni e sono sia lettori da sempre, sia persone che si stanno approcciando proprio adesso alla lettura, siano non lettori in realtà, perché spesso e volentieri mi arrivano messaggi di, di persone che mi dicono: guarda, io non ho mai letto in vita mia, non ho mai aperto un libro, però mi hai incuriosito. Quindi mi consiglio un libro e secondo me questa è una cosa meravigliosa, veramente meravigliosa perché se sono riuscita a convincere anche solo una persona a leggere un libro ho fatto qualcosa di, di bello e di buono. Che è sempre stata la cosa bella dell'andare in libreria, no? Chiedere al vecchio libraio se mi consiglio un libro, penso ha fatto su una scala, diciamo, globale. Eh, diciamo, con una platea di 280.000 persone che <coughs> immagino fra una settimana saranno 560.000, non lo so. Insomma, la crescita è chiaramente esponenziale. Allora parliamo di. di Influencer, sì, si può dire influencer? Sì, sì. sì. <ride> e, e volevo fare una domanda su questo a Vanessa, perché appunto io ricordo, nel, penso fosse sempre 2020, quindi siamo, siamo nel periodo della pandemia, evidentemente sono nate un sacco di idee, quando gli uffizi chiesero alla Ferragni di, di eh, diciamo, dare una mano e direi da quel momento è stata sdoganata la, diciamo, la, il, il legame fra appunto, un mondo come quello degli influencer che vera, insomma, credo molti ancora intellettuali considerano con la puzza sotto il naso e la, e, e, e la cultura Come tu appunto, ci, ci lavoriamo anche nell'ambito del nostro lavoro di, di editori no? e, mi chiedo come vedi tu il il supporto che eh, questo mondo che ha raccontato per i libri eh, Martina, che supporto può dare all'accesso alla cultura, all'accesso al patrimonio culturale e dall'altra parte come la tecnologia di cui stiamo parlando può cambiare invece la fruizione della cultura, quindi anche per chi fa di mestiere come te esposizione e studia metodi espositivi, diciamo come questo può cambiare, quindi insomma accesso e fruizione. Domandina. Ho trovato Heike eh, Schmidt, eh, il direttore degli uffizi, molto coraggioso. Inizialmente è stato criticato, però a fronte di numeri che Martina Levato ha appena dichiarato, e soprattutto eh, del fatto che eh, gli influencer possano accendere una luce su delle realtà che per alcune persone non esistevano prima. Quindi eh, riuscire a prendere un nuovo lettore. O portare agli uffizi o nei musei una persona che non era interessata precedentemente all'arte, per me è un grandissimo risultato. Chiaramente ci deve essere anche una creazione di contenuto: il, diciamo, il, il mezzo digitale è un mezzo, ma poi deve essere sostenuto dal contenuto. Eh, perché io ho visto una fondazione d'arte che durante la pandemia ha usato la chiave dell'ironia per comunicare su Instagram e all'inizio era simpatico, era interessante, poi però non ha mai cambiato il passo perché questi mezzi richiedono un cambiamento molto veloce di linguaggio ed è diventato stucchevole. Per quanto riguarda la nostra esperienza, ehm, noi ehm, siamo su Instagram, ma siamo anche su TikTok. Proprio da poco, e un, un ragazzo dell'università, noi collaboriamo molto con l'università, con l'Accademia di Belle Arti, ehm, ha realizzato un TikTok per noi proprio perché avevo saputo che Neri Pozza si era affacciata. Nel mondo del TikTok ci siamo confrontati e ci siamo lanciati. La resistenza più grande l'ho trovata proprio nei miei collaboratori trentenni che dicevano no, TikTok, non, noi non siamo in grado di fare TikTok, è troppo per ragazzini, non si sentivano sicuri. E quindi siamo stati supportati da questo ragazzo dell'università molto giovane che ha realizzato un TikTok che immediatamente, nel giro di poche ore, ha fatto 60.600 visualizzazioni. Mi rendo conto che... Oh, abbiamo un pubblico giovane a Palazzo Maffei, un pubblico di, spesso di adolescenti, probabilmente ci hanno scoperto così, stiamo lavorando anche molto con le scuole, con la promozione sulle scuole, sul territorio, quindi non so esattamente. Eh, stiamo, a proposito invece di mediazione culturale, eh, molto semplicemente offrendo un wifi aperto, questo è quello che faremo a brevissimo, proprio per poter comunicare anche successivamente alla visita con il nostro pubblico, perché si possono iscrivere alle newsletter, qualche museo lo sta facendo, è molto semplice, ma molto interessante per capire chi sono i visitatori dei musei e per comunicare al meglio con loro. E quindi, chiaramente il mezzo digitale per la comunicazione e la mediazione culturale è molto interessante. L'ultimo esempio che mi viene in mente, che molti di noi conoscono, è la Domus Aurea, cioè la creazione di ambienti virtuali o ricostruzioni di opere, di monumenti che rendono accessibile la cultura ai visitatori perché il cervello ragiona, eh, viene impressionato dai video dal digitale e quindi così si abbattono delle barriere di comunicazione, quindi sono molto favorevole al digitale nella diffusione della cultura. Grazie. Vanessa Antonio, questo è un tema abbastanza dirimente, no? credo che se ne parlava anche ieri sera con Roberto Perone, cioè di quanto tempo alla fine dovremmo passare nel metaverso oppure no. Cioè Io penso se uno viene a Verona per vedere l'arena, che peraltro è lì, eh, diciamo, non credo che voglia entrare in una dimensione irreale o, su, o diciamo, parallela, una volta che è venuta a Verona. No? Quindi, mi chiedo qual è il tipo di integrazione, tu parlavi prima di digital, che io trovo una parola orribile. Ma eh, diciamo fisico e digitale: e, cioè, qual è il tipo di interazione che ci può essere, quella che diceva appunto Vanessa, no? rispetto alla Domus Arra, o a qualsiasi, a qualsiasi monumento? tra quello che vedi e quello che invece puoi vedere di più. Ed è che è stato un po' tutto il vostro lavoro e credo possa essere una delle soluzioni, no? di, di, di applicazioni di queste soluzioni tecnologiche. C come la vedi questa integrazione? Ora chiedo ai colleghi della regia di fare partire alcune immagini così oh. ci danno un supporto eh, semplicemente visuale eh, e ti rispondo molto semplicemente. Eh, Ancora una volta dobbiamo sapere come usare le tecnologie in maniera funzionale per disegnare delle esperienze di valore. Sicuramente se vengo a Verona io voglio godere l'arena e voglio restare in contatto visivo con l'arena, per cui qualsiasi esperienza che mi interrompa quel contatto è sbagliata qui, per esempio, e lo sappiamo perché la tecnologia assieme alla realtà virtuale, non a caso citavi la Domus Aurea, più matura, la realtà aumentata è un grande supporto perché mi consente di restare in contatto, questo è il caso del Castello di Malcesine, ma ne ce ne sono tante altre, di restare in contatto visivo Aggiungendo alla storia della realtà del territorio, un'altra storia, peraltro profilata secondo anche delle mie esigenze e dei miei desideri, e quindi abbattendo quella asimmetria di rapporto che ho con un luogo che non conosco, che non capisco, e, e quindi stabilendo un rapporto più sincero, maggiormente di valore. Eh, nel momento della visita ho bisogno di tecnologie funzionali ad aumentare la mia esperienza sul territorio, no, ma nel momento in cui io mi accosto, mi preparo. A una visita, per esempio un'esperienza di web immersivo, chiamiamolo metaverso, va bene così, può essere utile perché io per esempio il curatore del museo eh, lo posso conoscere all'interno di una sezione digitale del museo, alcune opere che magari sono nei magazzini di quel museo, le guardo all'interno di un progetto di curatela originale di quel museo, nel prima sicuramente invece e anche nel dopo, nella prosecuzione di relazione con quel territorio, con quell'attrattore culturale. Eh, quello che chiamiamo metaverso, comunque web immersivo, interattivo, ha un grande valore. Attenzione. Quindi di, di nuovo un po' il tema della promozione, nel senso tutto quello che dici si può fare prima di una visita, può essere una straordinaria opportunità di promozione. No? Assolutamente, Territori e beni culturali sono libri che possiamo leggere nel tempo mm. e dobbiamo leggere nel tempo. Eh, e assicuro. Ci saranno tante, tante esperienze anche nei progetti del PNRR in cui questa, questa esperienza utente dei beni culturali del territorio avrà questa cadenza. Il web, i supporti alla visita con la realtà aumentata, con la realtà virtuale e, e con quello che è necessario e poi ancora il web per approfondire. Questo fidelizza, ma fidelizza tutti i brand, a tutti i brand. E la cultura crea. È, sviluppa brand non solo esperienze ecco, questo credo che aiuti a capire appunto concetti come metaverso perché poi li riporta nella realtà eh, reale no questa qua eh, in cui ci tocchiamo perché appunto già immaginare no che ti serve il metaverso per prepararti una cosa che però poi vuoi continuare a godere ieri ci dicevamo beh insomma, non credo che andremo a cena nel metaverso stavamo mangiando splendidamente ieri sera bevendo altrettanto ho detto ma insomma non ci toglieremo questo gusto mm. quindi insomma mi sembra un circolo virtuoso no? questo che hai descritto se riusciremo ad implementarlo allora vorrei chiudere con te Martina appunto hai 25 anni e tu hai, ti sei appropriata di una tecnologia che è L'uso del cellulare e dall'altra parte l'uso di TikTok, non credo che ci siano altre tecnologie che tu utilizzi, Insomma, sarà una videocamera, qualche programma di editing, esatto. eccetera. Qual è eh, diciamo, la, la nostra la preoccupazione che esce? In, 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 in occasioni come queste, appunto, è il ruolo che può assumere la tecnologia, se può prendere sopravvento o meno, se il tema dei dati e della privacy sono, sono, diventeranno a un certo punto talmente irrisolvibili da, da bloccarci, no? quasi. Quindi, tra l'altro, già sta succedendo: oggi in Europa il tema dei dati sta bloccando tante, talmente tante attività, e ne siamo, noi editori, consapevoli. E mi chiedo appunto rispetto ai temi della tecnologia, che, che, che rapporto hai, soprattutto tra cinque anni? Come ti immagini, come ti immagini che la, diciamo, il tuo rapporto con la tecnologia sarà cambiato? Peraltro, tu fai la lettrice di audiolibri nella vita che è una vecchia tecnologia che però sta di nuovo tornando di grande successo. No? Quindi, eh, co come ti immagini, fra cinque anni, quello che, che, che stai facendo? Questa è una domanda difficilissima. Eh lo so, la faccio perché, a te perché comunque internet in generale la tecnologia è molto diversa rispetto a cinque anni fa, quindi chissà fra ulteriori cinque anni ehm, non so, io la vivo rivivo tutto molto tranquillamente. Cerco di andare no. un po' con, con quello che succede. Perché eh, sarà che io non sono un'esperta, non sono una vera esperta del settore, nel senso che sono una persona media che eh, ha imparato a usare questo tipo di tecnologia mh, così per gioco e ora sta cercando di imparare più cose possibili, tutte insieme più informazioni possibili, cercando di capirne qualcosa <ride> effettivamente. Ehm, quindi non so, credo che mh, sicuramente ci saranno delle cose bellissime che, che, che succederanno nel mondo tecnologico, ma perché già sta succedendo. La cosa che mi auguro è che ci sia tanta educazione a quello che sta succedendo perché, mh, anche sui social che sono, non so, sono nati e esplosi tutto d'un botto, secondo me si sente la mancanza di un'educazione eh, al social. Quindi, spero che invece che adesso mh, li, li viviamo tutti eh, andando avanti, ci, ci si pensi di più. Ecco, diciamo. Quindi, come mi vedo fra cinque anni? Non so, spero solo di fare quello che mi piace, che sia nel mondo tecnologico o no. Nel e... mondo reale o virtuale, non lo so. Chi lo sa, chi, chi lo, lo sa. sa? Appunto, io faccio una cosa che è sia virtuale che molto, molto, reale. molto reale, quindi mi andrà bene tutto, diciamo. Beh, insomma, credo che tu, da una parte, diciamo, viene un messaggio di ottimismo. Siamo sempre alla ricerca di messaggi di ottimismo nel rapporto con con la tecnologia, insomma, se, se, credo che sia importante che venga da, da te. Io vorrei ringraziarvi tutti, spero che questa sessione vi abbia interessato, ci ha aiutato ad approfondire un po' di temi su diverse angolature, quindi vi ringrazio e insomma, vi diamo appuntamento alle prossime puntate del Festival del Futuro. Grazie mille, grazie, grazie a Vanessa Carlon. Grazie a Antonio Scuderi e a Martina Levato. Grazie. Grazie.